Messaggio di San Michele Arcangelo alla veggente Luz de Maria. Messaggio del 12 settembre dell'anno 2023. Diletti della Santissima Trinità e della nostra Regina e Madre, io vengo a voi per ordine divino. Voi siete una generazione privilegiata. Nonostante il numero di cattive azioni e atti malvagi con cui molti usano offendere il nostro amato Re e Signore Gesù Cristo, e nonostante ciò, la misericordia divina trabocca su questa generazione peccatrice. Il tempo che è per la creatura umana non è il tempo della volontà di Dio. Non coincide. Voi vivete pensando che non succederà nulla e che continuerete a guardarvi in faccia per molto tempo, ma non è più così. Figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, l'umanità entra nel momento in cui continua ad essere sorpresa dalla forza della natura, dalla forza del sole e dell'universo stesso. La luna si farà sentire esercitando la sua forza sulle maree. Il male sta scatenando la sua ira contro i figli di Dio, facendo in modo che il popolo di Dio non consideri le profezie e arrivi a non temerle, in modo che il popolo di Dio continui nel suo errato comportamento, evitando di desiderare la conversione. Ci sono tanti figli di Dio che ogni momento vengono meno alla legge di Dio, commettendo secondo loro quelli che considerano peccati veniali, ma vivono secondo i bassi istinti della carne e non si decidono a superarli. Sanno che esiste la Sacra Scrittura e la conoscono superficialmente, ma credono di essere informati sulla religione e su ogni argomento che esiste. Vivono puntando il dito contro i fratelli, vivono alla deriva senza impegni, vivono dei propri capricci e accrescono i propri errori fino a diventare importuni e fastidiosi con i fratelli. E questo è il momento di iniziare il cammino dell'umiltà, riconoscendosi peccatori prima che sia troppo tardi. Le creature umane devono riconoscere ciò che sono. Dovete essere umili. Coloro che sono superbi devono cominciare il loro cambio interiore. Amati figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, pregate senza sosta. E se vi sono coloro che si burlano delle vostre preghiere, voi non rispondete, perché dovete pregare, non dovete rispondere. Rimanete in silenzio e pregate affinché questi fratelli si convertano. O figli della nostra Regina e Madre della fine dei tempi, il momento è arrivato. Questo momento è arrivato, figli miei. Il braccio del Padre lascia cadere sulla terra le ultime gocce del suo calice, mentre abbassa il suo braccio onnipotente. Le creature umane sono totalmente divise. Coloro che credono nella Santissima Trinità e nella nostra Regina e Madre, e coloro che non credono, perché non ci sarà posto per i tiepidi. Apocalisse 3, 15, 16. La creatura umana arriva a prendere una decisione: con Dio o contro Dio? Con la nostra Regina e Madre o contro la nostra Regina e Madre? Non giudicate, perché la divina misericordia permane in ogni momento. Non giudicate,
ma vivete di unità e fratellanza, perché sia la fratellanza che l'obbedienza ai comandamenti divini faranno gemere il diavolo di terrore e di paura. Avete ricevuto la benedizione dell'olio del buon samaritano e di quell'olio che porta il mio nome, usateli. È giunto il momento. Sono protezione per voi. Pregate, figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo. L'umanità ferita da nauseanti peccati sia purificata. Pregate, figli miei, pregate. Alcune creature umane, trovandosi sole e confuse nella vita, d'ora in poi inizieranno il cammino della tortura per mano dei servitori del male. Accadrà un grande segno nel cielo e la nostra Regina e Madre di Guadalupe stupirà l'umanità, mostrando quello che non è stato rivelato. Vulcani, acqua, terremoti e incendi continueranno a torturare l'umanità che fa parte di ciò che dovranno affrontare. Questa parola non serve conservarla, ma ad approfondirla e viverla in spirito e verità. Le mie legioni celesti sono attente agli ordini divini. Siate amore e il resto vi sarà dato in sovrappiù. Siate amore ed io vi benedico. Chi è come Dio? Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. San Michele Arcangelo. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Commento della veggente Illustre Maria. Fratelli, davanti a questa predica di San Michele Arcangelo io vi invito a dire ad una sola voce: Fiat voluntas tua. Amen, amen, amen.